Buonasera, grazie di essere con noi. Primo ringraziamento lo volevamo fare all'Italian Pavilion, che sempre ogni anno è così gentile da darci questo splendido posto. Noi siamo qui, Valentina ed io, siamo le Good Girls Planet, ne manca una terza che è a Los Angeles, Valentina è la CEO e siamo qui per parlare con Igino Straffi, per parlare della sua Rainbow. E prima di parlare vorrei passare la parola a Valentina per dirci due cose della nostra iniziativa. ITDV Festival è nato nel 2019 a Los Angeles. Chiederei però alla regia, visto che a noi piace fare televisione, quindi contenuto audiovisivo, di far partire immediatamente il video di ITDV che vi racconta un po' di noi, realizzato assieme all'agenzia Armando Testa, che è nostra partner del progetto. Perché c'è un clan come me. E che lo clan siamo tutti quanti noi. Who are you, Lenny? Everything. People say you're a saint. You're just a blue-eyed kid. I was supposed to be Pope. Questo non può continuare a studiare. Tanti l'esame, lo faccio stesso. Sono proprio contenta di vederti, Leno. Anche io. È la seconda volta che fai di testa tua. Alla terza ognuno per la strada sua. The successor Giovanni de' Medici shall be Cosimo de' Medici. A new world is here. A world of business and trade. Come dicevo, ITTV è nato nel 2019, ITTV significa Italy is Television o It is Television, per raccontare, proporre, spiegare al mercato americano la grande offerta sia per quantità che per qualità che l'Italia ha nel mondo dell'audiovisivo. In un momento in cui, lo sappiamo, le piattaforme e poi i matrimoni tra grandi realtà cinematografiche ma anche grandi realtà del mondo di internet hanno creato una richiesta grossissima. ITTV è nato come festival ma è un hub dove in realtà si mescolano screening, panel, perché abbiamo un ruolo educational che ci interessa molto e ovviamente il premio che viene dato
qui e a Los Angeles. Però raccontiamo le eccellenze. Allora, quale miglior modo di raccontare le eccellenze italiane di avere un ospite importante come Iginio Straffi, che è il fondatore del gruppo Rainbow, e che ringraziamo intanto per essere qui con noi. Grazie. Benvenuto. A voi. Grazie. Non so se vogliamo fare partire anche il vostro video corporate che vi racconta, ti racconta, oppure vuoi subito dire qualcosa? Ma no, io penso che il video racconti meglio di me sicuramente, che non sono neanche un buon oratore, però quello che voglio dire è solo grazie agli intervenuti e grazie a ITT Festival, perché credo che, poi lo diremo magari anche in seguito, che questo tipo di iniziative in un momento così fervido come quello che è questo decennio per il mondo dei contenuti a livello mondiale, serva tantissimo per poter aiutare noi produttori italiani, che non abbiamo neanche un sistema forte come altri paesi, a far emergere le idee, i contenuti validi che possano intrattenere e divertire anche il pubblico di tutto il mondo, no? Che è un po' la nostra ambizione, perlomeno lo è per la Rainbow. Detto questo, vi facciamo vedere quello che abbiamo combinato nei passati 25 anni e poi speriamo che il meglio sia ancora da venire, come si dice. Quindi facciamo partire il video. Grazie. So cosa sta pensando di me, dottore. Ho fatto solo il mio lavoro. E quale sarebbe? Ovvio. Rendere felice il pubblico. Make your guitar sing, hit the snare and the crash, give me some good vibes. What I need is a bass to make my heart beat. All I need is right here, let's play our music. Under the spotlight, that's where I wanna be. Everybody get up, come on, move your feet. We're on top of the world, higher and higher. And we're ready to kick, just make some noise now. Come diceva appunto Iginio Straffi prima, il video racconta veramente tanto. Questi incredibili 25 anni in cui avete fatto delle cose magnifiche, apprezzate in tutto il mondo. Io però volevo chiederti una cosa. Voi in preparazione, credo sia in post-produzione, avete Pinocchio, sì, che è una serie TV animata e che andrà in onda il prossimo ottobre. Novembre penso. Comunque diciamo in autunno. Comunque sì. Insomma sarà pronta a brevissimo. Perché una favola così universale come quella di Pinocchio, che tu hai pensato in chiave moderna, quindi con una visione tua particolare, sicuramente pur rimanendo fedele, se non sbaglio, alla favola di Collodi, perché hai pensato oggi
di fare Pinocchio e non ieri? Ho pensato perché di fare Pinocchio perché intanto nelle nostre produzioni, che insomma chi se ne sia accorto o meno, abbiamo messo sempre un po' di italianità, anzi la radice italiana è stata sempre predominante. Penso ovviamente a 44 gatti, da una canzone a una serie TV, penso a Maggie Bianca con questa fantomatica Accademia della Fashion Academy di Milano, per cui Milano al centro del mondo della moda, ma penso anche lo stesso alle Wings con questa attenzione appunto anche alla moda, al gusto italiano, eccetera. Ai Gladiatori di Roma, film che racconta appunto del Colosseo, delle lotte in maniera divertente, eccetera. Quindi diciamo Pinocchio è una favola che ovviamente ci ha sempre affascinato a noi italiani, e mi ero reso conto che nel mondo in realtà i bambini conoscono poco, i bambini di oggi, di Pinocchio. Conoscono forse il fatto che Pinocchio è un personaggio a cui si allunga il naso quando dice una bugia, ma poi di tutto l'immaginario di Collodi, no? Della favola, il mangiafuoco, e il gatto e la volpe, la fata turchina, tutta la storia, che è una cosiddetta coming of age, come chiamano ora gli americani le serie, no? Praticamente questa crescita del personaggio che impara dai suoi errori e così via, fosse stata veramente ancora attuale e che valeva la pena raccontarla, appunto per raccontare ancora una volta l'Italia ai bambini del mondo, cercando però la chiave per parlare con i bambini del mondo, perché già siamo stati abbastanza volutamente fedeli alla storia, ai personaggi e alle ambientazioni. L'abbiamo ambientata in Toscana, in questi borghi medievali italiani, con queste, quindi già ho i miei dubbi che magari a Seul o a New York il bambino possa riconoscersi in questa strana architettura fatta di pietre, no? E di merli, di torri con i merli, perché in Italia magari ok, in Francia insomma queste ce l'hanno negli occhi, ma non so quanto nel mondo. E quindi dico, già abbiamo voluto mantenere tanto della storia, dell'ambientazione dell'Italia, chiaramente andavano le storie rivisitate. Per esempio abbiamo aggiunto, per questo si chiama Pinocchio and Friends, una coprotagonista, una bambola di pezza che prende vita, e che mi ha divertito molto che avesse lo stesso percorso inverso di Pinocchio, cioè lei nel racconto scopriremo che era una bambina in carne e ossa, e che una figlia di un pirata che ha incontrato una strega in un'isola appunto misteriosa e è stata trasformata in bambola di pezza, e anche lei come Pinocchio vuole tornare a essere bambina. Pinocchio da invece pezzo di legno magico guarda i bambini, no? E vuole essere uno di loro. Anche questo è un tema molto importante, no? Della famosa inclusion, che oggi è un tema sentitissimo da tutto il mondo dei media. E quindi Pinocchio attualissimo, Pinocchio andava contestualizzato secondo noi con questa insomma presenza anche femminile importante da contraltare a lui che è un ragazzino, come dire, no? Come... E poi anche l'abbiamo messo ai giorni nostri, che era appunto importante perché mi piaceva anche giocare con il discorso che Pinocchio sogna di conoscere il mondo, di scoprirlo, eccetera, e lo vuol fare fisicamente, però in maniera contraria a quello che è il mondo di oggi, che è un po' troppo digitale per i nostri bambini, laddove appunto si intrattengono troppo con videogiochi e altre cose e si perdono il sapore di andare a vivere l'avventura e toccarla con le mani, e questo è un po' il senso dei racconti di Pinocchio, e speriamo che ancora una volta abbiamo azzeccato il prodotto. D'altra parte pizza, pasta, Pinocchio sono tre parole prettamente italiane che però sono conosciute in tutto il mondo, certo. E non vengono tradotte, quindi anche per gli americani questo Pinocchio, tra le altre cose, in un momento in cui Tom Hanks sta girando la versione live, è veramente un ritorno a una storia classica, ma con delle importanti basi. Sì, beh, noi intanto abbiamo pensato sempre ai bambini, primo perché
realizzato in collaborazione anche con Rai Ragazzi, ma anche perché è un cartone animato e ci sembrava che mancasse una serie TV più che un film, perché di film ne sono stati fatti anche diversi negli ultimi anni, animati e non, quello di Garrone solo un paio di anni fa, ma anche Enzo Dalove ha fatto una versione animata e ora c'è quello appunto che sta per uscire, c'è quello di Del Toro. Però io ho sempre visto una componente a volte un po' adulta in questi prodotti, no? Un po' sofisticata, e soprattutto sono film, che è una fruizione diversa e molto più veloce. Invece il nostro vuole raccontare, proprio far crescere questo personaggio, fargli scoprire il mondo come era nel romanzo, e quindi con una serie di 26 puntate sicuramente, e poi che potrebbero, anzi dovrebbero sicuramente avere un sequel, sicuramente con tante puntate si riesce a raccontarlo meglio ai bambini di oggi. Allora, abbiamo un contributo proprio riguardo a Pinocchio e poi una domanda sull'animazione e sul ruolo dell'animazione. Possiamo vedere il trailer? L'animazione, e passiamo da Pinocchio a una fata, anzi a tante fate, alle Wings, è un modo per lanciare dei messaggi importanti a una generazione che poi è la generazione che porterà avanti il nostro futuro. L'inclusione è una di queste. Le Wings sono arrivate in tempi in cui questi argomenti non venivano toccati. Ci vuole la capacità visionaria anche per capire dove andare, che messaggio voler lanciare. Lei come cerca questo messaggio? Beh, io cerco di tenermi, come dire, di tenere le antenne dritte su quello che sono un po' i segnali che vengono dalla società, dai ragazzi e anche dal mondo degli adulti. E chiaramente ai tempi delle Wings mi sembrava importante, ormai quasi 20 anni fa, quando le abbiamo pensate, poter dare un messaggio forte di indipendenza, di donne che erano artefici del proprio destino, che avessero chiaro in mente cosa fare, caratteri ben definiti e che avessero appunto una squadra ben amalgamata e multiraziale, anche volendo, insomma, come dire, tutte queste cose mi fa piacere che sono diventate importanti nel corso degli anni e che ora siano quasi un dettame, che mi fa altrettanto paura ora, però quando poi c'è il manualino che bisogna, attenzione, mettere il nero, il giallo, il rosso, il gay, perché poi la creatività veramente fa fatica, sicuramente le forzature non sono mai corrette, soprattutto nel mondo dell'intrattenimento. E quindi, diciamo, per rispondere alla sua domanda, io cerco di essere sempre, insomma, attento a quello che manca, a quello che andrebbe fatto e dove si dovrebbe andare, e magari adesso cercheremo di fare una serie in cui ci sono anche uomini che non siano sempre stupidi, sfigati o che siano appunto, come diceva un mio amico oggi, non dico il nome perché è un personaggio noto, che diceva: nei film di Almodovar ormai gli uomini fanno solo la parte delle fosse comuni quando c'è qualche strage, oppure quello che accompagna e porta la borsa della donna forte e figa che c'è nel film. Quindi scherzi a parte, però insomma sicuramente tra un po' ce l'avremo il tema di far tornare un po' di parità nel mondo dei contenuti per quanto riguarda il maschile. Allora magari faremo di nuovo Antic, no Luca, che dici, o qualcosa di maschile forte, anche se lì le donne pure erano abbastanza presenti. D'altra parte le donne sono forti, quindi bisogna dargli lo spazio che meritano. Bene, grazie. Seduto tra due good girl, non puoi che dire cose prima, no, diciamo, non avrebbe potuto dire 20. Lo dico a prescindere, mi sono sempre circondato di belle donne, ma soprattutto brave. Forti, ma soprattutto brave. Questa è la prima cosa. E ce le abbiamo qui davanti a noi. Due davanti, ma tante dietro. C'era un articolo, mi ricordo, di un giornale femminile a volte, che faceva vedere
la foto, ti ricordi Lorena, me con tutte le donne della Rainbow, erano più della metà a livello di 100 donne in fila fotografate insieme a me nel teatrino all'aperto della nostra sede. Quindi in tempi non sospetti anche in questo abbiamo fatto altro che quote rose, abbiamo fatto di più. Molto di più. E, allora, abbiamo parlato di animazione che diciamo è il core business della Rainbow, ma non solo. Il gruppo Rainbow ormai appunto è un gruppo dalla piccola realtà nata tanti anni fa con un piccolo studio. Oggi c'è uno studio incredibile dove realizzate una quantità di film, di serie, eccetera, eccetera. Però poi voi avete acquisito anche Colorado Film, che tutti ovviamente qui presenti conosciamo e sappiamo cos'è. Qual è stato e qual è soprattutto il valore aggiunto che la Rainbow ha portato in Colorado? Ma io credo che il progetto che abbiamo iniziato con l'acquisizione di Colorado è stato principalmente quello di creare una realtà un po' più industriale da quello che erano il fondatore bravissimo Maurizio Totti insieme a Usai e tutta la sua squadra, però avevano ecco questo modo di concepire il lavoro un po' artigianale, per cui si inizia un progetto, si finisce, poi si pensa al prossimo e così via, e soprattutto diciamo con un focus in particolare sulla commedia italiana. E noi da quando abbiamo iniziato a lavorare appunto insieme ad Usai, ai manager della Colorado, abbiamo detto che dovevamo creare una realtà intanto più industriale, quindi che facesse anche due film alla volta, tre alla volta, insomma 4-5 all'anno, serie TV lo stesso in contemporanea a dei film, e che avesse un orizzonte molto ampio di clienti e non particolare il gruppo Mediaset con cui lavoravano fino a pochi anni fa. E poi la cosa più importante è che si creassero dei prodotti con un contenuto che potesse essere esportabile. Questo per il gruppo Rainbow è molto importante, perché noi siamo nati, dato che per l'animazione è quasi un must, cioè la Rai per esempio che aiuta con il suo contributo, però se con un 20, 25, 30% non si può realizzare una serie, e quindi bisogna sempre andare a trovare altre vendite, altre coproduzioni. Quindi diciamo che nel live action è un po' più facile, perché spesso la Rai o altri finanziavano il 100% o così via. Quindi l'ambizione di Colorado sarà, e questo è appunto frutto della mentalità della Rainbow, quello di produrre serie che possano viaggiare fuori dall'Italia, quindi generi diversi, dal thriller. Abbiamo iniziato con l'adattamento dei romanzi di Donato Carrisi, abbiamo fatto due film, poi ora un horror come Classic Horror Story che è andato molto bene su Netflix, tutte cose che Colorado non faceva prima, e presto appunto il fantasy, perché poi diciamo l'esperienza di Fate, The Wing Saga e anche il DNA della Rainbow di nuovo, che è molto portata per prodotti kids and family, teen, young adult, ma soprattutto con il contributo di effetti speciali, perché tra Roma e Vancouver abbiamo decine, centinaia di animatori eccetera, ma decine di esperti di effetti speciali che lavorano proprio per gli studios di Hollywood. Quindi perché non fare noi in casa qualcosa, se si ha il know-how, che poi magari possa essere un prodotto che viaggia, un IP forte che dall'Italia gira il mondo. E quindi nel fantasy anche stiamo lavorando ad alcuni progetti per poter espandere il catalogo Rainbow Colorado, perché poi oramai sono una cosa sola. Quindi questa è un po' la visione, e quello è un po' il progetto anche mio personale, che nei prossimi anni cercherò di spingere il prodotto italiano ancora di più all'estero per quanto riguarda il live action. Ecco, a tal proposito, legandoci a questo, con l'acquisizione di Colorado, Rainbow ha appunto ampliato l'offerta
moltissimo, ha anche ampliato i canali, di conseguenza della televisione lineare siamo passati, come diceva, a Netflix, a Amazon, altre realtà legate. Ma cosa rende allora oggi un prodotto interessante e fruibile a livello internazionale in un momento in cui appunto c'è tantissima offerta, c'è tantissima richiesta, ma si rischia magari di cadere in qualcosa di non così interessante e potente? Lo diciamo anche perché magari ci sono sceneggiatori, ci sono persone qui che si fanno molto spesso questa domanda per poter arrivare a un mercato internazionale. Ma io penso che sia lo stesso un po' che anche nell'animazione, cioè l'offerta comunque è tantissima in tutti i settori dell'intrattenimento, e secondo me a vincere è sempre il contenuto originale. Chiaramente, come dicevo, per noi europei, italiani, il genere è importante, perché se facciamo commedie si farà fatica sicuramente a portarle in America o in altri paesi, però con generi, thriller, come dicevo, il fantasy, l'horror e altri, sicuramente se la storia è forte, perché poi vince sempre la storia, da Walt Disney a tutti i grandi creativi hanno sempre detto che se non si parte da una base forte non si va da nessuna parte, e la realizzazione però è di qualità, e questo, e qui arriviamo al punto forte, anche perché poi a volte nel live action vedo anche più che nell'animazione si tende a chiudere un occhio su delle cose che non sono venute proprio benissimo, perché poi ogni giorno di riprese costa, no? Come sappiamo, e quindi la preparazione a monte va fatta molto bene. Per esempio, noi adesso svelo un segreto di Pulcinella, però stiamo cominciando a portare il metodo anche dell'animazione nel live action, soprattutto nelle scene fantasy, come dicevo, c'è uno storyboard realizzato a monte prima di girare la scena, poi si fa il video board in cui si vede se il tempo è giusto, il movimento di camera deve essere quello e quant'altro, e così quando si arriva al momento di girare la scena sicuramente si rischia di fare meno errori e perdere meno tempo, no? Però tutta questa preparazione, sia nello sviluppo prima della storia che poi della sua produzione, è quello che sembra un po' tempo sprecato, soldi sprecati, ma in realtà sono quelli che poi secondo me fanno la differenza alla fine, quando il prodotto va messo sul mercato, e come dicevi tu ce ne sono talmente tanti che uno può scegliere perché questo e non l'altro. Allora, facciamo un passo indietro. Abbiamo parlato della collaborazione iniziale che continua tuttora con le ragazze. Allora vorrei chiedere a Luca Milano di raggiungerci un attimo qui per fare due chiacchiere con noi proprio sul rapporto che lega la Rainbow con Rai Ragazzi. Grazie. Intanto vorrei complimentarmi con voi, perché in effetti quella che poteva essere una sessione un po' celebrativa, invece grazie a questo stile un po' giornalistico di domande, che è stata effettivamente una sessione molto interessante, in cui anche chi un po' conosce le cose da tempo, comunque veramente complimenti per alle Good Girls e alla Rainbow per questa cosa. Io sì, mi ricordo ormai sì, una ventina d'anni fa, in fondo non mi occupavo direttamente di animazione, ma ero comunque interessato di vicino. Venivamo questo giovane produttore che non veniva né da Roma né da Milano né da Torino, le città un po' classiche dell'animazione, ma da Loreto, e portava questi progetti che Tommy Oscar, Monster Allergy, poi le Wings, che avevano successo. Ma ora io penso che la prima molla, che è un po' particolare dell'esperienza, che almeno dal mio punto di vista di Genio Straffi e della Rainbow, è che questo successo c'era, per cui si sarebbe potuto la società fermare lì. Nel senso che, come qualche volta capita, uno conquista una rendita di posizione, ogni anno arriva con un progetto nuovo, se lo fa finanziare e va avanti, e succede. Invece in questo caso c'è stata il desiderio, l'ambizione, la capacità
di sorpassarci, di pensare non al pubblico italiano e al servizio pubblico finanziatore, ma pensare al pubblico internazionale. E questo è successo forse anche in un momento favorevole, ma è successo velocissimamente, che in effetti credo che sia stato un esempio per noi, un successo per l'animazione italiana e per l'industria italiana dell'audiovisivo in totale. Proprio qui a Venezia 5-6 anni fa, mi ricordo, ci fu un convegno sulle coproduzioni e l'export italiano nel mondo e c'era l'allora sottosegretario Antonello Giacomelli che diceva: ah, voi non lo sapete al mondo del cinema, ma il primo prodotto più venduto in Italia italiano all'estero nel mondo è Winx Club. Quindi c'è stato questo desiderio di andare oltre. Un altro elemento è che in un momento in cui le nostre società, i nostri talenti vengono acquistati da gruppi importanti internazionali, in questo caso c'è stato un percorso diverso. Anche all'ultimo rapporto di APA che è stato presentato, mi ricordo la chart in cui si vedevano tutti quadrati che andavano in una direzione di società italiane comprate da grandi gruppi, e ce n'era in basso solo una che era la Rainbow, che invece aveva comprato una grande società canadese che si stava espandendo fuori. Questo perché? Perché io credo che c'è di sicuro una grande componente di capacità anche commerciale. Qui il gruppo poi licensing e merchandising della Rainbow credo potrebbe aprire un'università per la capacità di inventiva, di forza e di capacità. Nello stesso tempo questo non è come quando il grande gruppo di giocattoli si compra la società di animazione, che pure succede. Qui la dimensione editoriale nella società di Iginio rimane comunque leader, anche se poi dopo la parte commerciale è più importante del broadcasting, probabilmente. Quindi questo credo. E per chiudere direi anche che un altro elemento, credo che noi abbiamo visto adesso il trailer di Pinocchio and Friends e appare evidente, è che c'è un desiderio di riunire e favorire una visione collettiva in casa anche di bambini e genitori, accompagnatori un po' più grandi, per cui c'è questa capacità di racconto che non è rivolta sicuramente ai bambini, anzi è importante perché poi non è che sono poi così tanti quelli che vogliono parlare ai bambini, ma nello stesso tempo c'è un livello di lettura, di battuta, di comicità che prende anche i più grandi. Questo in un periodo in cui speriamo anche comunque come effetto collaterale della convivenza, della quarantena, ha fatto crescere comunque l'interesse reciproco e la visione condivisa nelle case, penso che sia ancora più importante. Quindi ora le cose sono tante, i titoli, noi siamo tutte le volte contenti, abbiamo citato poco 44 gatti, che oggettivamente è stato ed è un successo molto, molto importante per tanti motivi. Quindi però questa sensazione, questo desiderio editoriale all'interno di un grande successo commerciale, credo che sia l'elemento che poi spiega il successo, almeno dal mio punto di vista. Grazie. Grazie. Abbiamo qualche minuto per fare qualche domanda al dottor Straffi, se qualcuno vuole qualche domanda, qualche collega della stampa, altrimenti continuiamo noi. Continuiamo noi? Andiamo. C'è sempre una vera visione, un uomo visionario, in un momento in cui, o una persona visionaria, in un momento, come diceva giustamente Luca Milano, in cui le acquisizioni sono all'inverso, questo è riportare e far dare forza a un prodotto italiano al 100% acquisendo altre realtà. Ma dove vuole andare adesso il gruppo Rainbow? O meglio, dove vuole andare Iginio Straffi? Ma come accennavo prima, io ora, al di là dell'animazione, che seguirò sempre perché è il nostro DNA, insomma, il nostro core business,
sto cercando di crescere come Rainbow e come Colorado anche nel settore delle produzioni live, film e serie TV. Chiaramente se si riescono a fare delle leggi buone anche in Italia, per esempio sul reinvestimento delle piattaforme nei contenuti italiani come hanno fatto in Francia, ma soprattutto sulla durata di questi contratti di esclusiva che vengono magari regolati e che siano brevi, non 25 anni o così, io penso che si possa anche cercare di fare, perlomeno Rainbow ci proverà, da aggregatore di altre realtà, comunque per poter creare una piccola, sempre a confronto degli studios americani o altro, ma una realtà comunque che in Europa abbia una sua dimensione e che possa veramente esportare i contenuti italiani di qualità, far emergere talenti italiani sia della scrittura che nel mondo degli attori, degli scenografi, parlo di tutto quello che è il mondo dei grandi professionisti italiani, e di farli emergere con prodotti che vengano visti in tutto e apprezzati in tutto il mondo. E questo significa che avremo bisogno di risorse economiche, forse le troveremo sul mercato dei capitali, forse vedremo come fare. Sicuramente la Rainbow comunque continua a essere una realtà, grazie a Dio, che ha i numeri in ordine e continua a crescere, pertanto faremo quello che possiamo, diciamo, con le nostre forze. Poi se la politica ci darà una mano sarà ancora più facile, perché riusciremo come produttori a rivendere poi la nostra library e comunque quant'altro, e quindi ad essere un po' più ricchi per fare altri investimenti, no? Perché se noi non avessimo avuto i diritti delle Winx, per esempio, non avremmo fatto né i grossi investimenti nella nostra sede operativa, ma nemmeno gli studios alla Buffalotta, dove comunque ci sono 150 talenti animatori e operatori vari, la scuola Rainbow Academy a Roma, l'acquisizione della Colorado, l'acquisizione della Bardell, stiamo guardando ad acquisizioni anche di altre aziende all'estero. Però dicevo, ecco, ci occorre che qui si crei un po' un sistema un po' più virtuoso, per cui se un produttore si impegna, investe e ha voglia di fare, poi c'è bisogno che combatta armi pari anche con gli altri colleghi, anche europei magari, che invece hanno queste altre armi, diciamo, della politica, dei fondi, eccetera, che li aiutano, e che quindi magari poi resta più facile per un francese o per un inglese comprare una società eccellente italiana piuttosto che per noi fare l'inverso. Quindi, diciamo, è tutto un mondo che si deve un po' allertare. Io vedo che in questo momento insomma Franceschini è molto attento rispetto ai predecessori, insomma c'è un po' di attenzione nel mondo della cultura, dell'intrattenimento. Quindi diciamo che la sensazione è che si può fare qualcosa di bello, e magari tra 10 anni ce lo raccontiamo se ci siamo riusciti o no qui a Venezia. ITTV ad esempio è una Angeles, cosa che vuol fare. Esatto. O a Los Angeles, è vero. A Los Angeles, anzi, andiamo, scusa, se ti interrompo, no. A Los Angeles andiamo a far casino così. Esatto. Andiamo a fare delle magie, diciamo, esatto. Così. Andiamo a fare delle magie a Los Angeles, ci fermiamo. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo. Ma noi ora andremo. E io a questo punto, sempre se nel caso in cui non ci dovesse qualche domanda, no. Timidi questi giornalisti. Timidi. Va bene, ma hai raccontato tanto. Io a questo punto, al di là di sottolineare il fatto che secondo me con Franceschini qualcosa si muoverà, si sta già muovendo, e che quindi ci sarà un'azione, speriamo, un po' più forte che possa dare una spinta anche alla cultura. Mi volevo legare anche alla Rainbow Academy, non c'entra nulla, ma c'entra, e
perché noi, come sempre good girls, sempre come le brave ragazze, crediamo che i TTV e di conseguenza quello che facciamo sia poi un modo di promuovere tante collaborazioni per far crescere proprio all'estero la conoscenza di quello che l'Italia è in grado di fare. E di conseguenza lanciamo, crediamo nelle partnership, crediamo nelle collaborazioni, nei percorsi di crescita, e per questo adesso chiamiamo qui con noi Stefano Ippoliti, che è presidente della Toscana, a proposito di Pinocchio, Film Commission Toscana, Fondazione Sistema Toscana, con la quale abbiamo un piccolo annuncio da fare. Grazie, intanto mi fa piacere dirle, l'ho ascoltata con grandissimo interesse, perché molte delle cose che lei dice noi magari le abbiamo anche pensate un po' confusamente, ma sentirle raccontare così in buon ordine e segnare un po' i progressi della sua azienda e di quello che ha voluto dire per l'Italia, anche la crescita del vostro saper fare, ci ha incoraggiato. Noi cerchiamo di trovare una strada, proprio perché l'Italia non sia soltanto il luogo della grande creatività isolata, sporadica, imprevedibile, fulminante, ma sia anche il luogo nel quale questa creatività trova un sistema, venga organizzata, sia replicabile, e che possa aiutare quindi a far crescere un sistema imprenditoriale che mette in qualche modo non le briglie alla creatività, ma anzi gli permette di svilupparsi nel migliore dei modi. In Toscana noi siamo fortunati, la Toscana è bella, abbiamo moltissime produzioni che decidono di girare da noi, anche fiction, oppure un'infinità anche di attività che riprende storie che sono state ambientate fin dall'origine in Toscana. Quello che abbiamo pensato è che volevamo aggiungere alla nostra possibilità di proporre bellissime ambientazioni, magari alberghi piacevoli, cibo di grande qualità. Noi crediamo che l'Italia abbia anche bisogno di poter trattenere più fasi delle produzioni da noi, senza bisogno di andare a realizzare delle porzioni importanti, significative, sia in termini economici che di occupazione, in altre parti del mondo. E allora ci siamo chiesti da dove possiamo cominciare. E abbiamo pensato che quello che volevamo mettere a punto era un po' più di sistematicità nel produrre, per esempio, le serialità televisive e le fiction. E quindi abbiamo detto, in Italia non abbiamo la figura del showrunner. È una cosa che viene evocata spesso, un pochino misteriosa, un pochino nebulosa, ma noi ci siamo detti, vorremmo mettere su dei laboratori, degli workshop, dei sistemi molto diciamo pragmatici e mirati proprio all'occupazione e al miglioramento del nostro sistema produttivo, per imparare a fare nella maniera più scorrevole, efficiente e bella possibile anche la lunga serialità. E di questa idea abbiamo parlato con le Good Girls per via del loro festival a Los Angeles, del fatto che le abbiamo conosciute per questo, che abbiamo avuto tante cose che ci hanno fatto incontrare di fiction girate da noi, che voi siete state capaci poi di promuovere nel mercato nordamericano. E gli abbiamo detto, cosa ne pensate se lanciassimo in Toscana uno showrunner lab con insegnanti importanti, più grandi showrunner del mondo, che vengono dal mondo anglosassone, ma che ci sono anche in Nord Europa, in Spagna, anche un po' in Francia. E noi italiani facciamo un pochino fatica ad adeguarci a questo. E dunque, e quindi? La loro risposta è stata, è una buona idea, perché io pensavo mi dicessero, idea. Ma... Insomma, no, eccoci abbiamo qua. Abbiamo detto sì, è nato un matrimonio. Esatto. Quello che ci piace dire è che l'idea è quella di lanciarlo adesso, di lanciarlo a Los Angeles, di mettere a punto un programma definitivo che sia attraente, che sia efficiente, di avere insegnanti come insegnanti più grandi showrunner che sono sul mercato in questo momento, e di rivolgerci soprattutto a un target giovane. Ci piacerebbe trovare delle persone la cui creatività ancora non è stata, diciamo, imbrigliata o educata in una direzione o in un'altra, dando modo a loro di apprendere delle tecnicalità, delle regole
perché queste servono anche per fare un certo lavoro, il più possibile al passo con i tempi e con le aspettative, una cosa che funzioni da adesso per il futuro. Questo è un po' lo Showrunner Lab che immaginiamo. Noi in Toscana abbiamo un sistema di infrastruttura che accoglie le produzioni, che si chiama Manifatture Digitali Cinema, dove insegniamo i mestieri del cinema, a Prato la costumistica, a Pistoia le scenografie, tutto fatto nel rispetto ambientale. A Siena lavoriamo sulla musica, le colonne sonore, il database dei suoni col digitale, e quello che vorremmo aggiungere è questo Showrunner Lab dal 2022. Dal 2022 partiremo, noi ci stiamo già muovendo, abbiamo scritto insieme il progetto, stiamo già facendo una bella, diciamo così... stiamo facendo lo scouting. Esatto, stiamo facendo lo scouting, abbiamo già molte idee che abbiamo condiviso e quindi molto presto sentirete parlare ancora di noi. Così esporteremo, punto... così esporteremo i nostri showrunner in America, esatto, dimostrando che l'Italia è bravissima anche quando si tratta di imparare un nuovo mestiere, perché quando crede in qualcosa, Iginio Straffi è il perfetto esempio, i sogni diventano realtà e vanno bene al di là, giusto? Speriamo di sì, insomma. Ascoltarla ci ha fatto pensare che stavamo andando nella direzione giusta quando lei diceva anche rispetto a alcune acquisizioni il fatto di avere una visione di dove vogliamo andare e di come vogliamo arrivarci ci ha fatto pensare che la strada che avevamo immaginato lei l'aveva percorsa e la stava percorrendo con successo e questo ci ha rassicurato. Bene, allora noi ringraziamo ovviamente Iginio Straffi, Stefania Ippoliti, Luca e Milano. I TTV continua domani qui a Venezia, avremo altri due panel, un altro sull'animazione, sempre con Luca Milano e con Cinzia Angelini, e poi avremo un panel pomeriggio dedicato al tema dal libro allo schermo, con Andrea Scrosati, Matteo Perale, Maria Pia Mirati, Donato Carrisi nominato prima e Nils Hartmann. Buona serata, grazie a tutti. Buona serata e grazie.